Oggi la giornata mondiale del rifugiato è una tragedia drammaticamente attuale, afferma in un messaggio il presidente Mattarella, che sottolinea l'Italia rispetta i diritti dei migranti, l'Unione Europea non lasci la responsabilità solo ai paesi di primo ingresso. Marco Frittella. Uomini, donne e bambini costretti ad abbandonare le loro case in cerca di un futuro migliore per sé e per i propri figli. Parla di loro il messaggio che Sergio Mattarella ha scritto in occasione della giornata mondiale dei rifugiati istituita dall'ONU nel 1951 per celebrare la firma della Convenzione di Ginevra. Il capo dello Stato avverte: per gestire una tragedia che interessa il globo intero, l'Unione Europea deve sapere intervenire nel suo insieme, non delegando solamente ai paesi di primo ingresso l'onere di affrontare le emergenze. E ricorda Mattarella, l'Italia da tempo segue una politica che si ispira ai principi della responsabilità, della solidarietà e della condivisione dei doveri e dei compiti tra tutti i paesi interessati. Anche in seno alle Nazioni Unite, aggiunge, l'Italia è fortemente impegnata nei negoziati in vista dell'adozione di un patto mondiale sui rifugiati. È essenziale, conclude Mattarella, che la gestione attuale dei fenomeni migratori lasci il posto a interventi strutturali che rimuovano le cause politiche, climatiche, economiche e sociali che alimentano tante tristi vicende.